Salve a tutti, io sono DeLong Gamer e bentornati su Void Train. Oggi allunghiamo ancora di più il treno e arrediamo in maniera sempre più elegante i nostri vagoni, con tante nuove luci, tavoli, letti e una marea di elementi estetici. Poi potenziamo il motore a benzina e sblocchiamo nuovi upgrade utilissimi e molto altro. Buona visione! Beh, signori, siamo onesti, nello scorso episodio abbiamo davvero rivoluzionato il nostro treno, adesso ha un nuovo motore che va a benza, e poi ragazzi, le nuove cabine, vogliamo parlare delle nuove cabine? Ditemi voi se questo non è il treno più sexy, più bello e più lungo che abbiate mai visto, e la cosa migliore? Se salite a bordo, il DeLong Gamer non vi chiede il Green Pass, non vi fa pagare il biglietto, quindi mi raccomando, alle prossime elezioni, votate il telone in modo tale che diventi il presidente di... tutta Trenitalia, no, non mi interessa il presidente della Repubblica. Io voglio comandare tutti i treni italiani. Saranno sotto il mio comando. Scusate, se non votate per il telone, vi buttiamo giù dal treno mentre in corsa, ok? Sono stato abbastanza chiaro? Allora, iniziamo in bombazza, perché ora che abbiamo installato un nuovo e sexy motore, in teoria dovrei poter aumentare ulteriormente la lunghezza del nostro treno. Vediamo un po', in effetti sì. Ui là, buongiorno e... mega buongiorno! Oh là là, lo possiamo allungare proprio una cifra. E tanto che ci siamo, dimmi che posso anche mettere un paio di cabine lussuose. Ora ragioniamo, gente, ora ragioniamo. In teoria il treno dovrebbe aver raggiunto, credo, la butto là come ipotesi, la sua massima lunghezza. Ok, mi mancano i pavimenti. Però dai, che spettacolo, cioè l'illuminazione è completamente carente. Ma tranquilli che ci pensa il presidente Telone. Datemi giusto un secondo che devo svuotare il nostro inventario. Allora, abbiamo una profezia che aumenterà del 10% la frequenza di attacchi degli squali. Ma ci saranno più oggetti a livello generale all'interno del vuoto. Che cosa buona e tanto giusta, perché abbiamo sprecato una marea di risorse per potenziare, per migliorare questo spettacolo di treno. Inoltre, appena possibile, direi anche di spostare la nostra cucina e mettere tutto direttamente nell'ultimo vagone, che per adesso non è dotato di pavimenti. Ma datemi un paio di secondi e rimediamo alla situazione. Dannazione, non ho abbastanza legna. Ok, mi servono ancora due bastoncini. Però questa sarà la mia cabina personale. Sì, ok, ci saranno delle strutture di crafting, è inevitabile. Franky, vi devo spostare qua dietro, perché adesso comincio a rompere un po' le scatole. E per adesso direi di metterli qua in angolino, che sembrano un po' in punizione, ma è che dopo un po' diventano fastidiosi. Piccoli adorabili stellini. Possiamo anche rimuovere un paio di vasi da coltura. Aspetta che non ce ne servono così tanti. Sì, lo so, c'ho l'inventario strapieno, fra due secondi rimedio. Nel frattempo mi sono craftato una chest di terzo livello. Richiede delle risorse rarissime, ma contiene ben 7 slot. Wow, è davvero gigantesca. Queste ci serviranno perché il DeLong Gamer non sa più dove mettere tutti i cocchio di oggetti. Vediamo se ora mi fa distruggere. Perfetto. Oh, direttamente tutto. Ottimo. Anzi, vediamo un po' se ne possiamo già produrre qualcuna, che per inciso richiede due tavole di legno iperresistente, due lingotti di acciaio e due viti standard. Sulle viti standard non ci sono problemi. Allora, ci serviranno tendenzialmente da quest'altra parte, dove abbiamo il nostro banco da lavoro, che in verità vorrei riorganizzare questa zona. Pertanto, vediamo per adesso di craftarla direttamente qui, e al suo interno ci trasferiamo la maggior parte dei lingotti standard. Porco cane, c'ho l'inventario anche troppo pieno. Aspetta, questo lo mettiamo qui. Fatemi un attimo seminare un po' di piante, perché non mi giro veramente più. Sono anche pieno zeppo di foglie di tè. Uila, 900 secondi? Porco cane, praticamente ci vorranno 15 minuti per far crescere le suddette piante. Adesso è un po' più vuoto. Ho raccolto due pomodori, non si sa quando. Vabbè, vabbè, ragazzi, c'è finta di nulla. Come detto, trasferiamo parte dei lingotti, quantomeno quelli standard, e per adesso li mettiamo qua dentro. Stiamo finendo i lingotti? Assolutamente sì, ma tra poco ripartiamo all'avventura. E così facendo possiamo tranquillamente distruggere la vecchia chest e la rimpiazziamo invece con quella di terzo livello, decisamente molto più sexy. E contro ogni aspettativa, ho ancora alcune chest di primo livello, quelle che contengono solo tre oggetti. E c'è anche un token. Oh, aspetta un attimo, mi serve assolutamente un po' di zinco. Porco cane, non mi giro più per craftare dell'ottone. Anzi, prima di craftare ottone, aspettate che ho talmente tanti progetti in mente, dobbiamo andare direttamente qua al tavolo da ricerca, perché volevo fare in modo di consumare il 25% in meno di carburante quando fondiamo l'acciaio e l'ottone. Mi richiede 5 lingotti d'ottone e 5 lingotti d'acciaio,
tutte risorse che abbiamo, ma che di sicuro finiremo molto presto. Così facendo riusciamo a sprecare molto meno carburante. Purtroppo non possiamo velocizzare il tempo richiesto a craftare le suddette risorse, il che è una bella scocciatura. Poi possiamo anche sbloccare l'acceleratore per il nostro rampino, che ci richiede delle molle e dell'olio. Anche in questo caso sono tutte risorse che abbiamo. Le molle sono qui. E l'olio lo avevo temporaneamente buttato in questa chest, infatti me lo ricordavo. Forse riesco a sbloccare anche il prossimo progetto. Allora, per adesso velocizziamo quindi il rampino, così in teoria le risorse dovrebbero raggiungerci più rapidamente. E con quest'ultimo progetto sblocchiamo la trivellazione avanzata, che ci permetterà di ottenere una risorsa in più quando trivelliamo qualcosa. Tuttavia abbiamo bisogno di 4 tubi di ottone. Ecco, quelli saranno un bel problemone. Nel frattempo possiamo vedere casomai di ottenere un po' di ottone. Scusate il gioco di parole. Sì, l'efficienza è rimasta praticamente invariata allo stato attuale. E dobbiamo anche prendere parte del rame. Ce l'ho. E andiamo da quest'altra parte per convertirlo invece in tubi di rame per adesso. Ok, questi richiedono molto meno tempo. E voilà, crafting completato. Visto che siamo qua, direi anche di spostare la nostra cucina di primo livello. La rottura di scatole è che le strutture più avanzate non le puoi utilizzare per craftare i materiali di base, il che a mio avviso è una grande stupidata. Ma vabbè, dettagli. Perfetto, mi ha trasferito anche... Oh, una bella bistecca, guardi, me la mangio subito, perché sicuramente il nostro protagonista ci avrà sia fame che sete. Qui invece, se vi ricordate, possiamo craftare nuove risorse, come ad esempio il ragù, oppure anche il tè, che ci richiederà 2 unità di acqua e 2 unità di tè. Oh mio Dio, non mi giro più, devo spostare davvero troppe risorse, porca di quelli per porca. Allora, datemi un secondo, che dovevamo anche craftare i tubi in ottone. Ecco qua, 5 dovrebbero essere più che sufficienti. Però ho l'inventario stra super mega pieno per adesso. Però pian pianino stiamo anche svuotando tutta la zona principale, che è cosa buona e tanto giusta. Ah, quasi mi dimenticavo di rifornire effettivamente il nostro nuovo motore. Qua dentro mi ci metti i 5 contenitori d'acqua. E abbiamo anche una grande quantità di coal briquette. In teoria, oh mio Dio, oh, è molto peggio del previsto. Non posso utilizzare effettivamente il carbone. Beh, giusto, non è un motore a vapore. Possiamo solo utilizzare la benza. Altrimenti presumo che saremo costretti ad andare a velocità ridotta. No, che fregatura. Vuoi il nuovo motore? Tuttavia, se non hai il carburante giusto, sei fregato alla grandissima. Ora che le guardo bene, queste lucine decisamente non sono adatte per il nostro treno molto elegante. E mi sono accorto che in un momento non meglio precisato abbiamo sbloccato la lampada a muro numero 2, che mi richiederà un paio di lingottozzi. Allora cerchiamo di metterla più o meno centrale, tipo... Oh! Molto elegante, mi piace. Vediamo se un'altra la possiamo... Possiamo anche mettere esterne, vediamo un po'. In effetti sì, non è un problema secondo il gioco. Bellina, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. Sono un po' difficili da piazzare, ne mettiamo una sopra il franco. Oh! E qua sopra invece no, perché ci sono le ceste e quindi gli rompe le scatole. Le possiamo mettere tranquillamente anche nella seconda carrozza. Quindi una lì, una qua decisamente no. Perché non me la fai mettere? Ah, perché è il punto di congiunzione fra due carrozze. Quindi se io le andassi a rimuovere a lui darebbe fastidio. Se ho visto bene me la faceva piazzare sul vetro per una frazione di secondo. Qui invece non pone nessun problema. Quindi un'altra anche di qua. Di qua invece non gli va bene, gioco. Fatene una ragione. Bello, 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 bello. Un'altra anche qua sopra il banco. No, mi piace sempre di più. Ok, ok, mi sto gasando troppo. Datemi un secondo che recupero intanto quei lingotti di ottone. Vediamo di ricraftare 5 lingotti di acciaio. Aspetta, sì, ti ho portato le carburant. Vabbè, che a questo punto mi converrebbe utilizzare anche tutto il carbone che abbiamo accumulato negli ultimi tempi. Nel frattempo vedo che mi hanno craftato i tubi in ottone, quindi dovremmo in teoria avere tutto il necessario. Vediamo un po'. Sì, perfetto. E così facendo posso ricominciare ad utilizzare il nostro tritatutto, perché avevo tenuto da parte sto pezzo di ghiaccio grande più grande. Quindi prima me ne dava 3, questa volta me ne dovrebbe probabilmente dare 4. Vediamo un po', devo attendere giusto qualche secondo. E... ah, non c'ho abbastanza spazio nell'inventario. Ovviamente, allora, butta a terra per adesso questo lingotto. Lingottozzo, non ti buggare male, che sei una risorsa rara. E me ne ha dati comunque 3. Gioco, ti vedo un po' confuso. Mob, dettagli, faceva finta di nulla, che è meglio.
Perfetto, nel frattempo ho deciso di ripartire senza un minimo di rispetto all'avventura, in modo tale da poter inaugurare il nostro nuovo motore. Sì, appena possibile mi crafto tutta la benza, state tranquilli. Allora, fatemi dare un'occhiata al prossimo progetto che possiamo sbloccare. Oh, sono delle modifiche per la nostra locomotiva. Ne possiamo aumentare la resistenza, probabilmente nel caso il DeLong Gamer finisse di nuovo sopra le mine, ed è già successo lo scorso episodio. Oppure possiamo migliorare del 20% l'efficienza del motore diesel. Sento rumori brutti, è la mia impressione. Buongiorno. È già arrivato lo Orco cane, è già arrivato qua. Aspetta un secondo. Si è sparato. Sono cagato in mano, pezzo di erba. Oh, non lo vedo più. Non so dove è finito, ma una coda certa ci sta ancora dando la caccia. Aspetta un secondo. Vedo del... no, carbone allo stato attuale non mi serve più di tanto. Dai, maledetto. Dobbiamo potenziare le nostre armi quanto prima. Teniamo gli occhi aperti perché Papino ha bisogno di una grande quantità di benzina. Questo è poco ma sicuro, per riuscire ad alimentare il treno. Ho l'inventario pieno, ma guarda un po', chi lo avrebbe mai detto? Dov'è? L'ho visto proprio a fare di secondo? No, ok, mi sono caccato io per nulla. Aspetta che vedo di mangiare quello che non mi serve. Sì, si sta avvicinando il pezzo di erba. Vai via! Vai a rompere le scatole a qualcun altro? Porco cane, vorrei testare il motore alla massima velocità. Questo è poco ma sicuro. Allora, vediamo, come dicevo, di recuperare tutte le risorse. Altrimenti siamo nella M più totale. Metallo, vieni da Papino. Ok, mi sembra che effettivamente il nostro rampino sia anche più veloce. Aspetta, che quando sono qua fuori poi mi devi sempre mozzicare. Sono finito peraltro. Ah, buongiorno. Ero tornato al bordo del treno senza volerlo. Ok, vediamo anche di non finire su qualche mina o a qualche altra trappola esplosiva della serie, si sa mai. Ricordiamoci che posso comunque recuperare le risorse anche mentre sono a bordo del treno. Guarda legna. E che non è che la uso più di tanto ormai. Sta cominciando a passare di moda. Porco cane, sembra che effettivamente la profezia stia funzionando. Signore, davvero non c'è un altro treno a cui rompere le scatole? La manda Trenitalia, vero? Lei si è alleato con quelli di Trenitalia, è abbastanza ovvio. Gli sto scomodo. Aspetta, perché di quelli per porca. Ok, intanto fammi recuperare un po' di metallo. Gioco, grazie, molto gentile. Ok, aspetta che non vengo mozzicato nel frattempo. Laggiù invece, non so se è benzina. Allora, datemi un secondo che prima di tutto sparo a sto coso. Perfetto, nei commenti mi avete detto che possiamo anche sparare alle leve. Vediamo un po'. Non è che funzionino più di tanto. Ok, forse intendevate le leve che si trovano dietro. Quindi posso tipo fare così. Oh, ok, funziona. Aspetta, t'ho visto, bastardo. Aspetta, che avevo la pistola scarica. Neanche a farlo apposta. Marisce. Ok, gli abbiamo fatto uno sproposito di danni. Fatemi andare un attimo là fuori. Salve signore, non mi mozzichi adesso. Porti pazienza. Porco cane, ti rampino la nonna la prossima volta. Bastardo. Ok, l'abbiamo così ucciso. Ok, treno indietreggia. No, vabbè. Forse così semplice. Cerca della vita vera, t'ho visto. Aspetta, lo so, Franchino. Porta pazienza. Allora, non mi ha fatto neanche troppi danni. Dobbiamo eliminarlo prima che riesca a tornare indietro. Eccolo. L'ho visto. Morici. L'ho davvero one-shotato. Non ci credo mai nella vita. Allora, oh oh, siamo stati fortunati. Avevamo bisogno della benza e il gioco mi ha dato la benza. Allora, ritorniamo alle ginocchia velocemente a bordo. A parte che qua dietro è tutto buio, porco cane. Datemi un secondo che metto un paio di lucine. Una lì e almeno un'altra direttamente qua. Oh, cioè, mi sale ancora la claustrofobia. Ma vabbè, dettagli. Allora, all'interno possiamo finalmente mettere la benzina o la gasolina, come dice la canzone. Vediamo un po'. Me ne dovresti dare 4, ciccio, non 3. Sì, ovviamente ho l'inventario pieno. Basta questa storia, mi sento preso in giro da me stesso. Allora, datemi un secondo che ho bisogno di polvere da sparo, perché ho esaurito quasi tutti i proiettili. Se arriviamo alla prossima stazione sono praticamente fregato e non ho nulla con cui difendermi. E facciamo un salto anche al fonditore di primo livello, che per adesso sta usando quello. No, usami la legna standard, perché come ho detto ne abbiamo troppa, per vedere di convertire parte del metallo che abbiamo recuperato della serie meglio che nulla. Qui invece abbiamo 5 lingottozzi. Perfetto, butta tutto qua dentro. Pian pianino le nostre scorte stanno ritornando agli antichi splendori. Ora me lo fai recuperare molto gentilmente. Yay! Il nuovo potenziamento non funziona. Si ha fitta di nulla che meglio. Forse devo distruggere e ricostruire il suddetto supporto. Ad ogni modo, per migliorare l'efficienza di questo motore abbiamo bisogno del lingotto che ho appena tolto, la gomma e le sospensioni. Aspetta un attimo, dovrebbero essere tutte risorse che
che abbiamo. Qui abbiamo la gomma, le sospensioni le avevo qua sotto, quindi devo semplicemente recuperare quel cocchio di lingottozzo e possiamo sbloccare il nuovo potenziamento. Non so se ci sarà una variazione estetica per quanto riguarda il nostro treno. Vado a dare velocemente un'occhiata, vediamo un po'. Se qualcuno vede qualcosa mi faccio un fischio. Mi sembra uguale a prima. Non so effettivamente cosa vada a cambiare. Pensavo magari uno di questi. No, sembra tutto uguale. Ad ogni modo, per adesso possiamo vedere di ripartire tranquillamente. No, dall'altra parte vorrei evitare di tornare indietro. Ok, maronna, il treno ha fatto un rumore bruttissimo come se stesse per rompersi in due. Ammetto di essermi cacato leggermente. Già siamo praticamente di notte. Aspetta, metallino, metallino, vieni a pochino. Perfetto. Per fortuna che abbiamo il rampino, altrimenti sarei nella M più totale. Ok, per un po' non dovremmo aver bisogno di affrontare altri pericoli. Ma che il gioco ce l'ha chiaramente come sta, cercando di farmi fuori senza un minimo di rispetto. Oi, oi, ciccio, quando hai finito di slecacciarmi tutto il cocchio di treno? Mo basta veramente, però non vado neanche a recuperare il grasso e la pelle perché sono risorse che non utilizzo mai. Non c'ho voglia di fare sfide per adesso. Cercherei di raggiungere il prima possibile la prossima stazione. Per adesso ho tenuto da parte la chest perché sono curioso di scoprire quanto prima cosa contenga, ma ho l'inventario praticamente pieno e quindi molte volte le risorse rischio di lasciarle indietro. Ad ogni modo, dicevamo che dobbiamo recuperare un po' di risorse come questi lingottozzi. Mi serviranno anche un full di questi altri. Ciao piccole creaturine, no, non vengo a farmi leccare la mano e a trasportarmi in un universo parallelo di morte e sofferenza, grazie. E finalmente possiamo aumentare la resistenza del nostro motore. Cioè, fatemi capire bene, non posso proprio far nulla? No, il treno ha rallentato più che velocizzarsi. Buongiorno. Ho sentito rumori brutti. Che sta succedendo? Che sta accadendo? Che spavento. Si è attivato preventivamente questo. Ok, è abbastanza strano. Gioco, ma ti sei buggato? Un'altra stazione? Ma perché è pieno zeppo di quelle? Ma stiamo andando avanti, no? Sì, stiamo andando avanti. Mi son cagato in mano, ho sentito un rumore orribile. C'è affitta di nulla? Oh, non uno, non due, ma ben tre vagoni abbandonati così. Questa gente è un'ottima notizia perché all'interno troveremo uno sproposito di risorse. Ok, direi che è un buon punto per fermare il nostro treno. Fermo tutto, porco cane. Ok, datemi un secondo che... So che l'ho detto parecchie volte, ma cerco di svuotare l'inventario. Che poi a parole son bravo, ma poi devo sempre tirare uno sproposito di porchi. Allora, aspetta, recuperami sti lingottozzi. Nel frattempo mettiamo tutti gli altri a fondere. Marone. Non possiamo andare avanti in questo modo, gente, non possiamo. Aspetta che intanto qui vediamo di fondere un altro po' di acciaio. Anche se fra tipo mezzo secondo finiremo il carburante. Ma come ho detto, è cosa buona e giusta vedere di utilizzare tutta la coal briquette che abbiamo accumulato negli scorsi episodi. Qui abbiamo anche la benza. Vediamo di recuperarne quanta più possibile anche dalle altre chest. Perché in teoria, se la combino con i componenti chimici instabili, dovrei poter ottenere un bel tanicozzo di benzina. Non ho capito perché, ma direttamente qua al nostro driller. In effetti sì, perfetto. Richiederà 30 secondi per ogni singolo tanicozzo di benzina, quindi dovremmo essere anche abbastanza pazienti. Ovviamente il fonditore di secondo livello si è fermato. Vediamo un po' come si comporta con il coal briquette. Si dovrebbe consumare più o meno alla stessa velocità del nostro disinfettante. No, va molto lentamente. Forse ci permetterà di risparmiare parte delle nostre risorse, che è cosa buona e tanto giusta. Qui la benza è quasi pronta. Qui abbiamo qualche altro lingottozzo, ottimo. Che so già come spendere. Ovviamente ci crafterò un paio di contenitori di terzo livello. Uno qui e uno qua. Perfetto. E al loro interno ci trasferiamo tutte queste materie prime che di solito utilizziamo all'occorrenza. Oh, decisamente molto meglio, gente, vi giuro. Non so più dove mettere la roba. Mi direte, sì, lo abbiamo notato dagli 826 avvisi di Elon, c'è l'inventario pieno che il gioco ti continua a dire ogni 3 secondi. Sì, sì, ok, grazie. Non entrate in combutta col gioco, perfetto, dovremmo aver recuperato tutto. Per adesso le metto in maniera disordinata, ma ci mettiamo praticamente... L'ho già riempito? Vabbè, questo me lo porto via. Dicevo, ci mettiamo tutte le materie prime che normalmente utilizziamo e craftiamo dal suddetto banco da lavoro. E possiamo anche vedere di rimuovere chest 1, rimuovere chest 2 e spostare una qui e una direttamente qua. Oh, tutto molto più ordinato e inventario. Un ciccinino più libero senza gridare al miracolo. Nel frattempo il tanicozzo della benza, yay, è pronto. E ho ottenuto un altro po' di risorse necessarie
a farne un altro. Allora, dovrei poter raggiungere il suddetto treno. Come poi ha fatto a finire lì? Deve essere deragliato di brutto. Ok, agganciamoci. Ui la la. Che spettacolo, questi hanno anche i tappeti. Beh, in teoria ce li ho pure io. Ok, recuperiamo stavolta tutte le risorse. Negli scorsi episodi ho fatto lo schizzinoso perché mi sono detto, cosa vuoi? Tanto sono pieno zeppo di risorse. E le abbiamo comunque esaurite molto in fretta e per mia fortuna stiamo anche trovando una marea di carburante. Aspetta, oh, mi sta venendo il mal di mare, porco cane. No, 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 dobbiamo craftare questo tappeto quanto prima. Allora, aspetta che intanto recuperiamo altra roba qui. Abbiamo metallo, vai così, prendi tutto. Questa dovrebbe essere l'ultima. Aspetta che mi aggancio. Vai. Sì, ma no, no, no. Non ti ho detto anche di tirarmi? Ma porca di quelli per porca, mi sono preso un colpo. Ok. Per fortuna ho svuotato l'inventario, se no avrei pianto. Ma poppo una cifra. E sì, mi sa che abbiamo recuperato tutto. Questo era proprio un vagone passeggeri, come potete vedere. Ah, ce n'era un'altra. Ah, con un solo lingottozzo all'interno. Ma vabbè, dettagli. Riagganciamoci al nostro treno. Treno. Treno, vorrei riagganciarmi a te appena scecco. Ma porca di quelli per porca, mollami! E dai! Oh, finalmente ce l'ho fatta al primo tentativo, giuro. Facciamo finta di nulla che è meglio. Ad ogni modo è giunto il momento di inserire qua dentro... No, 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 la benzina semplice, no, mettimi proprio il tanicozzo, che dovrebbe rifornirci di molto più carburante. Ok, per adesso lasciamolo in slow. Perfetto, devo solo controllare che non ci siano pericoli. Ok, perfetto. Vediamo quindi di spostarlo in... fast e molto furious. Vai. Beh, non sarà mai tanto veloce quanto col post bruciatore. Questo è poco ma sicuro. Aspetta, afferra la risorsa, ottimo. Quando mi sono spostato io? Uilala, non male. Comunque consuma molte meno risorse che quando attiviamo il post bruciatore. Però pista via lui, piccolo stellino. Oh, finalmente potremo percorrere queste lande desolate molto più in fretta. Mine, 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 mine. Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, frena, 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 frena. Abbiamo rischiato decisamente troppo. Ciccio, ciccio, per favore. Te c'hai una brutta dipendenza dai treni altrui. Ma porco cane, perché devi sempre sniffare il mio? Allora, datemi mezzo secondo che rimettiamo la velocità in slow. Abbiamo fatto fuori parecchio carburante però, con lo scherzetto di prima. Dannazione. Spero di non aver fatto una boiata a levelappare il treno, ma era comunque una necessità se vogliamo poter aggiungere vagoni come abbiamo già fatto in precedenza. Sì, sono tante tante mine purtroppo. Là sotto invece abbiamo del ghiaccio, ma lo lascio stare perché tanto ci dà solo 3 pezzi di ghiaccio e ci metto meno tempo a recuperare davvero 3 pezzi di ghiaccio sporco standard. E chi si è vito si è vito. E quante mine avete piazzato? Vabbè, cioè ha proprio paura di essere inseguiti. Ok, rivelocizziamo il treno. Ottimo, sembra che adesso non ci siano più pericoli. Per un po' dovremmo essere relativamente al sicuro. Allora, tanto che ci siamo. Olè, abbiamo un altro tanicozzo anche qua. E vediamo di produrre altri tanicozzi di benzina. Oh, meno male, meno male. Allora, che succede? Perché sta frenando? Ah no, forse siamo solo vicini a una curva e siamo troppo veloci. In teoria il nostro treno non può deragliare, vero? Rumori bruttissimi. Non è che ci sono problemi di pressione, perché so che se spingi troppo il treno la temperatura può diventare un problema e anche la pressione. Ok, ok, forse sono io che mi sto preoccupando per nulla. Allora, nel frattempo scarichiamo parte dei nostri lingottozzi. Siamo anche pieni zeppi di lingotti di rame. Anzi, datemi un secondo che possiamo fare un paio di cose intelligenti. Allora, recuperiamo questo acciaio. Convertiamo parte del rame dello zinco in ottone, che è cosa buona e tanto giusta. Spostami parte dell'acciaio intanto qua dentro. E dovremmo comunque... Che brutto rumore che sta facendo il treno. Aspetta, datemi un secondo, si può spegnere le luci? Non lo sapevo. Ci sono arrivato male. Allora, frena e riparti. Vediamo un po' se si risolve. A meno che non ci siano le sanguisughe che ci stanno rallentando. Ecco cos'era quel cocchio di suono. No, no, volevo l'arma, perfetto, grazie. Piccola bastarda. Ok, adesso dovrebbe ripartire al 100%. Oh, non sento più suoni brutti. Ok. E porco cane, era un mistero che sembrava irrisolvibile. Allora, craftami un'altra chest di terzo livello. Perfetto, e all'interno ci scarichiamo tutto sto... Sento di nuovo quel rumore. Vabbè, facciamo finta di nulla, dicevo. Ci scarichiamo tutto sto cocchio di rame e vi sarò tutti felici e contenti così. Pian pianino le risorse saranno tutte belle ordinate. Oh, porco cane! Ostra super porco cane! Mi si era attivato il sesto senso? Aspetta, rallenta,
Rallenta, porca di quelli per porca. Fermo, fermo. Ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio. Porca di quelli per porca. Quante mine sto episodio? Cioè, ho lasciato l'ultimo campo minato letteralmente 3 minuti fa. Ma stia scherzando? Più andiamo avanti e più i percorsi si fanno accidentati. Ma gli accidenti te li tiro pure io. Oh, ma che peccato. Giuro non volevo spararti, dannazione. Perché c'era anche una bistecca. Lo volevo utilizzare per il ragù, ma vabbè, non importa. Tanto è pieno tempo di creature. Ultimamente si stanno riproducendo peggio dei conigli. Decisamente troppo vicine. Sì, Franchino, ho visto che te ne sei accorto. Stai tranquillo, stellino mio. Motore. Ok, abbiamo ancora poco carburante, ma vediamo di dare una bella velocizzata al tutto. Stati buono, ti picchio male alla famiglia. Oh, e adesso si è rigato male anche quell'altro. Allora, nel frattempo possiamo migliorare le nostre conoscenze come costruttore. Quindi tutto quello che costruiamo è più resistente ai danni. E ci avrebbe fatto comodo prima. Oppure possiamo migliorare le nostre conoscenze come fonditori. E quando fondiamo del ferro o del rame c'è una piccola possibilità di ottenere un lingotto extra. Questa mi piace veramente un sacco. Datemi giusto un secondo che devo recuperare degli ingranaggi. Cos'è sto rumore? Ma non può essere un rumore normale del treno? Devi dare un'occhiata. Però è tutto a posto. Non vedo pericoli. Vabbè, non ci sono più i treni di Trenitalia di un tempo, ma vabbè, dettagli. Perfetto, intanto possiamo sbloccare tranquillamente questa ricerca, che mi ha comunque richiesto uno sproposito di risorse. E all'occorrenza possiamo fare in modo di sbloccare il progetto del rampino di secondo livello. Cosa fa il rampino di secondo livello? Le cose si fanno interessanti. Mi è sembrato di percepire un rallentamento. E stiamo per arrivare alla stazione e io non sono pronto. Dannazione, speravo di avere un po' più di tempo. Allora, ferma tutto. No, no, non qui, vammi sui consumabili. Papino ha bisogno di un paio di piastre. Che cosa buona e tanto giusta. Buongiorno, lei dove sta scappando? Ok, non so da dove fosse venuto fuori. Prima stavo craftando della polvere da sparo. Spero di averne craftata abbastanza. Dai, ciccio, dai che vado di fretta. Ok, e la solita polvere da sparo la utilizziamo per i proiettili. Vai, proiettili come non ci fossero domani. 75 secondi. Non li ho, 75 secondi. Ma non eravamo vicini alla stazione? Ah, ok, avendo rallentato il treno abbiamo molto più tempo del previsto, per fortuna. Quindi ne possiamo approfittare per recuperare parte delle risorse che ho già utilizzato. Speriamo che la stazione non sia piena zeppa di nazisti di Trenitalia. No, e dai. Allora, aspetta, qui sono tutte risorse che abbiamo in grande quantità. Il cibo non è più stato un problema, a parte che... quanto è che non bevo? Dovrei bere quanto prima, invece qui abbiamo dello zinco. Tanto zinco, altro metallo. Voglio vedere cosa succede col rampino di secondo livello. Buongiorno. Ah, per un secondo mi ero bloccato male. Ok, siamo praticamente alle porte, devo correre indietro altrimenti comincerà a teletrasportarmi. E... oh, porco cane, non hai finito di craftare i proiettili? Lo sapevo io, non è che finito di mettervi le risorse, ma porca di quelli per porca. Ok, facciamo un salto di nuovo al nostro fonditore. Buongiorno signore, sì, lo so che lei ha tipo finito le risorse, porti pazienza. Si cucchi tutto questo. Non basterà, ma almeno ho svuotato parte del nostro inventario. Gioco! Quei proiettili, ok. Lì abbiamo... sono 100. E la serie è meglio che nulla. Buongiorno. Buongiorno signore, mi dà gentilmente un passaggio alla prossima stazione? Allora, piazzati una piastra sul petto. Olè, perché sicuramente... non c'è nessuno. Oh! Oh mio Dio, è una piccola stazione in effetti. Mi sono allarmato per nulla. Di solito alle piccole non c'è mai nessuno. Incredibile, ma vero, la zona è totalmente libera. Possiamo fare quello che ci pare e piace. Vediamo se c'è un nuovo franco. Ah, niente nuovo franco. Gioco, mi hai profondamente deluso, dannazione. Non che io mi lamenti, gente. Ora possiamo tranquillamente dedicarci al nostro treno. Allora, ho alcuni lavori da completare. Mi serve una bella scaffalatura direttamente qua. Perfetto. E su di essa invece ci piazziamo non uno, ma ben due contenitori di terzo livello. Aspetta che li metto dritti che non vedo nulla. Perfetto, così possiamo cucinare tutto quello che ci pare e piace. Possiamo anche lasciare eventuali risorse idriche, alimentari e chi più ne ha più ne metta. Oh, la nostra cucina adesso è decisamente molto più attrezzata. Vediamo anche di distruggere alcune chest vecchissime che non ci servivano più. E così facendo possiamo spostare quella con i lingottozzi di rame direttamente in parte ai lingottozzi di ferro. Adesso ne abbiamo anche troppi, onestamente. Oh, mi piace proprio un sacco. Allora, vediamo un po' se possiamo magari recuperare qualche profezia in zona, di sicuro. Possiamo recuperare parte del materiale. Buongiornissimo, mi dia una profezia faiga. E diamo un po' cosa ci dicono di bello. Ci saranno più sanguisughe. Vabbè, non è che sia un grande problema. Aspettate che avevo anche un token lasciato lì da chissà quando. Ok,
che mi ha dato un'altra profezia, che ci rallenta del 10% quando siamo nel vuoto. No, grazie, questa non mi piace. Già mi muovo anche troppo lentamente perché sono ingrassato. Scusate, a mangiare bistecche tutto il giorno, vorrei vedere voi. Oh, se attiviamo questa profezia troveremo più metallo all'interno del vuoto. Che cosa buona e tanto giusta. Ok, dovevo anche trasferire il cibo, ma ovviamente c'ho l'inventario pieno. Allora, vediamo cos'altro ci serviva per le prossime ricerche. Dei tubi in ottone che abbiamo e delle viti, credo che siano quelle standard. Cerco di riconoscerle rispetto a quelle rinforzate. Vediamo anche di scaricare tutta la benza direttamente nella chest, in parte alla nostra locomotiva. E pian pianino sto togliendo tutto il carbone. Il carbone ottenuto con il sudore della Vronte. Mamma mia, abbiamo tirato una marea di porchi e adesso è praticamente inutile. Vediamo un po' adesso. Ah, i tubi, ma li ho visti prima. Ah, eccoli qua sotto. Scusate, ogni tanto mi si rincretinisce il cervello. Olè, adesso lo sblocchiamo, ma ovviamente lo dobbiamo anche craftare. Mentre invece per l'ultima ricerca... Ah, tutte le risorse che abbiamo. Tranne l'olio minerale che purtroppo devo ricraftare. Allora, visto che sto anche tipo morendo di fame... Nel frattempo... Aspetta che non voglio recuperare la molla. Voglio aprire il gioco. Voglio aprire... Ok, grazie. Volevo solamente aprire la chest in modo tale da trasferire parte delle risorse e le possiamo portare direttamente alla nostra cucina di secondo livello che abbiamo costruito lo scorso episodio e che alimento ovviamente a carbone di tutto rispetto. E finalmente possiamo anche ottenere il ragù in grande quantità. Questo ci dovrebbe nutrire uno sproposito. Tuttavia ci vorranno 2 minuti e mezzo. Beh, è un ragù anche molto semplice, Vuol dire, quale ragù riesci a ottenerlo in 2 minuti e mezzo? Allora, qua sotto mettiamo tutta la carne. Aspetta, ah, le bistecche non le ho prese. E qua sopra invece mettiamo, casomai, tutte le bevande. Aspetta che intanto... Cos'è? Hai finito le risorse? Porco cane, cuccati tutta sta legna. A posto. Oh beh dai, ridendo e craftando ho di nuovo riempito la mia scorta di metallo, perché ero seriamente preoccupato, gente. Anzi, craftiamone un altro po' così. Ho ancora l'inventario più vuoto. Avevo delle foglie di tè direttamente qui. Perfetto. E scusate il disordine. Avevamo poi una grande quantità di acqua da qui. Perfetto, dovremmo aver svuotato quasi tutto. Non voglio la molla, non voglio la molla. No. Ok, recupera la bistecca. Dicevo, abbiamo anche svuotato queste casse. Per adesso non posso bermi il tè perché c'è il ragù che si sta finendo di cucinare. Quindi vediamo temporaneamente di mettere qua tutte le varie risorse idriche. Magari mi dissetto con una... Oh, bella borraccia, che cosa buona e tanto giusta. E poi dopo, casomai, vediamo di riorganizzare al meglio tutto quello che abbiamo a nostra disposizione. Ritornando a noi, qui abbiamo l'olio minerale. Da quest'altra parte devo recuperare dell'ottone, che cosa buona e tanto giusta. E possiamo anche sbloccare la prossima ricerca. Oh, sto episodio ne abbiamo sbloccate uno a proposito. Ok, quindi tutto quello che costruiremo da questo momento in poi dovrebbe essere più resistente. Quindi teoricamente io dovrei distruggere tutto e ricostruirlo. Ma se sei scemo nel cervello? Ma proprio mai nella vita? Oh, questo è un progetto interessante. La corda di sicurezza che ti autotira indietro. Oh, probabilmente ci permette di raggiungere il treno anche se siamo ad elevata velocità. E la piastra di secondo livello... Beh, la piastra la sblocco subito. Mi richiede solamente 3 lingotti di acciaio che guarda caso avevamo da parte. Ma anche la nuova corda. Devo dire che è un progetto molto interessante. Oh mio Dio, sto letteralmente morendo di fame. Pronto quel cocchio di ragù? Oh... Finalmente ora ci possiamo godere. Un lauto pranzo ci riempirà del 60% la barra del cibo. Ok, allora il ragù per adesso vediamo di tenerlo da parte. Che cosa buona e tanto giusta. Devo dire che questa cabina comincia a essere un pochettino lugubre, santo cielo, con tutti i francore legati là dietro. Allora, vediamo casomai di mettere qualche lampada. Oh, decisamente sopra la zona dove cuciniamo. Ecco qua, devo rompere le scatole. Dai, gioco. Devo trovarti il pixel giusto. Ecco, mettila casomai direttamente qua sopra. Oh, così finalmente vedo mentre sto cucinando. Dobbiamo vedere dove disporre casomai il resto degli elementi estetici. Perché come dicevo abbiamo il pavimento, quello bello. Ah, ma dobbiamo sostituirlo a quello esistente. Oh, allora, aspetta. Oh mio Dio, il mio vecchio pavimento è misteriosamente sparito. Come sarà potuto accadere? Ora sono costretto a craftare il pavimento lussuoso. Oh, marronne. Bello. Bello, bello. Spettacolo. Che spettacolo, altro che quelle brutte brutte tavole di legno. Ah vabbè ragazzi, sempre meglio. Ok, ho craftato uno sproposito di tavole bellerrime. Quindi fatemi rimuovere, aspetta che non sbaglio a cliccare, anche il resto dei pavimenti.
Aspetta. Oh mio Dio, ho l'inventario pieno. Sì, il gioco dice c'hai l'inventario pieno. Al diavolo, non potrai fermare il piazzamento di pavimenti, quelli belli e faghi. Spettacolo, non li posso piazzare sopra. Il gioco dice no, ti devo rompere i maroni fino allo sfinimento. Ad ogni modo, cos'altro abbiamo di elementi estetici? Decor, non abbiamo un letto, qualcosa su cui dormire. Abbiamo un letto un po' pulcioso, purtroppo. Abbiamo dei vasi, una poltrona, un bel tavolo, uilala, un tavolo molto lussuoso. Allora, mi stanno venendo le idee quelle folli. Allora, finiamo di piazzare i pavimenti quelli belli, anche perché ho finito la legna, quindi non posso fare molto altro. Direi casomai di spostare per adesso questo, aspetta che lo faccio boiate, questo banco da lavoro, anzi scusate, questo banco del crafting delle armi direttamente qua in angolino. Aspettate che non vedo praticamente nulla, sto cercando di non sprecare spazio. Ole, che cosa buona e tanto giusta. Tanto lo utilizziamo una volta ogni morto di papa. Franchino, per adesso ti lasciamo lì. Così facendo, direi qua davanti alla finestra, più o meno, possiamo mettere un bel tavolo elegante, decisamente niente male. Ho visto inoltre che abbiamo anche delle lampade a pavimento, ma presumo che non ci staranno. Uila. No, in effetti occupano un sacco di spazio, quindi per adesso ci accontentiamo di lampade standard. La dovrò mettere qui, purtroppo qua sopra non arriverà molta luce, non ho lampade a soffitto per adesso. Però per quanto non sia bellissima, possiamo mettere una lampada, ulala, direttamente sopra il nostro tavolo, che fa uno sproposito di luce. Decisamente molto meglio. Non ho delle sedie eleganti, ci dovremmo accontentare di questi, che a maronne quanto sono alti. Sì, sono un pochettino altini per adesso. No, dai, non posso metterli. Sono cosi da bar, praticamente. Mi converrebbe quasi piazzare la poltroncina, che tuttavia mi richiede la pelle. Ecco, un po' mi sono pentito di non averla recuperata ogni volta che uccidevo le varie creature. Vediamo un po'. Sì, ne ho presa. Maronna, anche la poltrona è un po' grande. Oh, ragazzi, ci dobbiamo accontentare. Quando daremo altri funghetti ai Franco, vedrete che otterremo qualcosa di meglio. Facciamo una bella cosa, visto che per adesso sono da solo. Una singola poltrona, così posso mangiare direttamente qua. Cosa vuoi di più dalla vita? Oh, poteva andare molto peggio. Anzi, finalmente mi posso anche craftare un pratico letto pulcioso in cui dormire. Maronne, quanto non è brutto. Allora, lo possiamo mettere tipo qui, in parte alla finestra, che è cosa buona e tanto giusta. La testa sempre nella direzione in cui si muove il treno, che mi pare la cosa migliore. È tanto pulcioso, è considerevolmente uno sproposito pulcioso, ma almeno mi dà la possibilità di costruire, sì, lo possiamo fare, una lampada che mettiamo direttamente qua dietro. Vediamo un po'. Fa luce verso il soffitto, però facesse luce anche un po' verso il basso. Ma vabbè, voglio dire, devi dormire, non hai bisogno di spararti 8000 watt di corrente direttamente in faccia. Però, dai, è un po' meglio di prima. Purtroppo non posso costruire delle pareti per ora. Ad ogni modo, nessuno ci vieta di costruire una bella mensolina a parete. Carina, mi piace. Ok, perfetto, tutte le luci funzionano. Anche queste. Molto bene, molto ma molto meglio. Oh, la mia cabina mi piace. Franco, te finisci fuori di qua alla velocità della luce, eh? Ok, mi ero completamente distratto. Allora, mi servono queste molle e del filo in ottone, perfetto, in modo tale da sbloccare, come dicevamo prima, quel potenziamento per la nostra corda di sicurezza. Quanti poi di progettino abbiamo sbloccato? Mi sa che siamo alla fine ormai, vediamo un po'. Sì, erano 32 le fasi. Oh, possiamo migliorare ancora il nostro treno. Trazione di terzo livello, possiamo allungarlo ancora. Lo possiamo allungare ancora, abbiamo la tecnologia. Oddio, potrei anche migliorare l'efficienza del motore di un ulteriore 30%, o portarla al massimo al 30%, le cose si fanno interessanti. Per quanto ribadisco, sto treno è un gioiellino. Aspetta un attimo, è un gioiellino che ha bisogno delle luci esterne. Mi ero completamente dimenticato. Perché di là l'hai messa? Perché qua no? Gioco, perché ti devi ribellare? Ah, devi trovare l'angolino giusto o ti rompe i maronzoli. Ok, ovviamente ho finito i lingottozzi, perché mai un accocchio di gioia. Aspetta, non ne stavamo craftando? Ah, vedi che ho fatto bene. Mi sa che mi sono lasciato un po' trasportare. Ne abbiamo messe decisamente troppe. Però dai, il treno è molto più luminoso adesso. Forse dovremmo davvero piazzarle in parte ogni finestrino. Diventerebbe molto meglio a mio avviso. Ok, niente male, decisamente niente male. Tuttavia, fatemi rimuovere queste orripilanti luci a pavimento. Direi che non c'è più bisogno, hanno esaurito la loro utilità. E comunque il treno è sufficientemente illuminato. Ciccio, te la sto sparando in un occhio, lo so, non possiamo farci nulla. Anche i tuoi colleghi soffrono dello stesso problema. Togliamo anche queste due. Non erano tre. No, erano due. Perfetto. E all'occorrenza le aggiungiamo direttamente una qui e una
di qua. Così la stanza è molto più illuminata. Appena possibile gli cambio anche tutti i pavimenti. Viene fuori una figata di proporzioni bibliche. Mi domando se ci siano anche altri pavimenti rispetto a quelli che abbiamo trovato fino adesso. Allora, è giunto il momento di aprire la chest. Vediamo un po' se trovo un tavolo sacrificale. Ah, era nascosto qua sotto. 3 ore che giro come un pirla. Perfetto, butta qua sopra. Vediamo se c'è altro. Ma non mi pare. E olè! Con quante risorse non me lo dici? Abbiamo, dei semi di pomodoro, un altro funghetto. No, ora mi dice che l'inventario è pieno. Perché se un pezzo di erba mi lasci indietro. Anzi, cuccati sto ghiaccio, ma il funghetto lo voglio assolutamente. Così sblocchiamo qualcos'altro di faigo. Signor Franco, buongiorno, lei è quello più puccioso del gruppo. Non volevo spegnere la luce, in verità volevo darle un fungo. E il problema è che, ok, aspetta, no, c'è stato un momento in cui il gioco mi ha detto qui va bene per dargli fungo. No, non voglio. Ma il Delon Gamer è un uomo tatticone e si è abbassato pur di nutrire la bestiola. L'importante è che abbia funzionato. Gioco, perché devi essere sempre strabuggato? E abbiamo ottenuto... Oh mio Dio, cos'è? Una mensola bruttissima. Ma perché? Ma perché non mi puoi sbloccare le cose faighe? Aspetta che intanto vedo di seminare un paio di pomodori. Così il nostro orticello è praticamente tutto bello, pieno zeppo di pianticine. Chest, comincia a rompere le scatole. Devo metterti da qualche parte. Ah, guarda, neanche a farlo apposta. Abbiamo un bello spazietto libero. Aspetta che non sbaglio tasto. E la mettiamo direttamente qua sopra. Oh, pian pianino le chest di terzo livello stanno prendendo il sopravvento rispetto a quelle vecchie. Mi piace. Buono signori, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Sono in partita da 3 ore, mi sono fatto prendere la mano con Pimp My Train anche in questo episodio. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. Penso che avremo materiale ancora per un episodio, prima di ovviamente fare una piccola pausa in attesa di un nuovo aggiornamento. Lasciate un bel mi piace, altrimenti vi butto giù dal treno. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!